è stato la casa? Io. Se ho la carta d'identità te lo faccio vedere. Ma sono un autore di fumetti, ormai mi definisco autore di fumetti perché da oltre 10 anni ma me li scrivo anche, non per la Bonelli ma per il mercato francese e altri mercati, quindi sono un autore, però nasco come disegnatore professionalmente e come disegnatore di Nathan Neville. E quindi faccio parte dello stolo dei primi 10 disegnatori che hanno dato inizio al personaggio nei primi anni 90 e dall'epoca, da quel periodo fino adesso ho continuato a lavorare e credo di aver prodotto qualcosa come 33-34 albi di Nathan Neville, che io, fatti i conti, credo siano intorno a 4.000-5.000 tavole disegnate. Come è stato il tuo primo approccio col mondo del disegno? Non me lo ricordo più perché ho cominciato a disegnare da bambino, per cui è stata sempre una cosa molto naturale, di conseguenza l'ho sempre vissuta in maniera molto naturale. Cioè, c'è stata qualche opera che ti ha spinto a dire però... No, io l'episodio che mi piace citare è quando la prima volta che mi sono reso conto che forse non facevo una cosa che forse facevano tutti. Ed è stata in seconda elementare quando io, di fronte a un mio calimero che avevo disegnato sulla guarnizione di un pensierino all'elementare, la maestra mi disse: no, Stefano, questo non l'hai fatto te, quindi ora quando vedo la tua mamma gli dico che queste cose non si fanno. Io ci rimasi malissimo perché mi aspettavo che... E poi mia madre, per fortuna, andò a ricevimento e disse: maestro, nessuno gli ha fatto nulla. E allora ho cominciato a capire che forse avevo anche caratteristiche particolari, ma io ho sempre disegnato in maniera abbastanza spontanea, insomma. Mio padre, disegnava benino, ma mai che si sia sognato di insegnarmi, quindi per me è sempre stato molto naturale il rapporto al disegno. Un'attitudine, insomma. Sì, assolutamente. Come è iniziato il tuo rapporto con Casa Bonelli? Allora, qui bisogna andare a metà degli anni Ottanta. A metà degli anni Ottanta, insieme a Toninelli, che già scriveva su Zagor, fondammo una rivista che si chiamava Foxtrot. All'epoca era il periodo delle riviste e noi, da sciagurati quando eravamo, nonostante io lavorassi nella moda, avevamo l'idea di fare questa rivista contenitore, come andavano all'epoca, c'era l'Eternauta, Comic Cart, Oriente Express. E producemmo 5 numeri e Marcello, che lavorava in Bonelli, portò le storie che io disegnavo, lui aveva sceneggiato, e mi incominciai a farmi conoscere. Quella rivista in realtà è stato l'aggancio con 3 personaggi che poi dopo si sarebbero rivelati fondamentali nello sviluppo di questa storia, che era Beppe Vigna, Antonio Serra e Michele Merda, cioè i 3 sceneggiatori che poi realizzarono Nathan Neville. Perché? Perché a Cagliari loro, che erano un po' come voi dei nerd iniziali, facevano una fanzina di fumetti, videro questa rivista che era distribuita anche là, perché all'epoca non c'erano le fumetterie, quindi noi, rimettendoci un sacco di soldi, andavamo proprio in edicola, pubblicavamo, andavamo in edicola, e evidentemente la distribuzione è arrivata anche a Cagliari, loro vennero da noi. E così, perché volevamo conoscere quelli che, non dico fossimo loro beniamini, perché insomma eravamo più o meno coetanei, però insomma volevano sapere come ci si muoveva, cosa si faceva. E quello è stato il momento in cui Marcello, che appunto già lavorava per Zagoro, gli disse: guardate, perché non provate ad andare in Bonelli e proponete le vostre. Loro scrivevano a 6 mani le loro storie, seguirono il consiglio, andarono in Bonelli e poco dopo entrarono a Martin Mister, poi non so se fecero un po' di Zona X, e quando di Zona X che non hanno fatto, hanno fatto un Dylan Dog con cui collaborarono con Castellini, e anche da quella collaborazione poi nacque appunto un'ulteriore collaborazione con lui per quanto riguardava la realizzazione del personaggio, del carattere di Nathan Neville. E quando decisero quando venne approvato praticamente il progetto Nathan Neville, io, che comunque ero rimasto in ottimi contatti con loro, venne a sapere di questa sorta di campionatura che venivano fatte da questi 10 disegnatori che eravamo sotto osservazione. E da questo punto di vista ci dettero, credo che sia stata la prima volta che è successa qualcosa del genere in Bonelli, ci dettero 3 tavole di sceneggiatura
in tre contesti diversi, una scena d'azione, una scena all'interno della... e ognuno interpretava liberamente. L'unico comune denominatore che avevamo tutti era, diciamo, la realizzazione del personaggio, che era già stato, Castellini era già definito, ci venne dato il carattere del personaggio e noi lo inserimmo in quelle che eravamo la nostra visione del futuro. Beh, lì è cominciata venivamo presi tutti e 10, praticamente il nucleo, diciamo, originario della serie nasce da quei 10 autori lì, per cui c'è anche il sottoscritto.